L'app dell'intelligenza emotiva, quindi le abilità che occorre sviluppare, anzi le competenze per meglio dire, che occorre sviluppare per poter arrivare a questa consapevolezza di sé che permette a noi poi di comprendere gli altri ed entrare in empatia con loro per valorizzare le relazioni, sono essenzialmente cinque. La prima è l'abilità, la competenza di riconoscere l'emozione. Poi di comprendere l'emozione. Io posso riconoscere lo stato d'animo, ma potrei non comprenderlo. Se lo comprendo, riesco a dare un nome. Di conseguenza, riesco anche ad esprimerlo. Se riesco ad esprimerlo, vuol dire che riesco a parlare di questa emozione, e questo è già un passo molto importante per poter avvicinarsi alla sfera emotiva dell'altro. Se dunque io posso esprimere delle emozioni, sono anche concettualmente in grado di controllarle. Controllandole in me, posso controllarle anche negli altri. Un buon facilitatore, ad esempio, riesce a distrarre dalle emozioni negative persone che invece sono portate verso atteggiamenti distruttivi verso la realtà. Ecco perché si dice spesso che uno degli elementi chiave dell'intelligenza emotiva è la capacità di distrarre se stessi e gli altri dalle emozioni negative, perché dipende dalla capacità di controllo che ognuno ha, sostituendo un pensiero negativo con uno differente, o meglio, collocando quel pensiero nella giusta posizione in cui esso va messo prima che diventi un pensiero predominante attraverso cui vengono filtrate tutte le informazioni che arrivano dall'ambiente circostante. Infine, il quinto e l'ultimo step riguarda lo sfruttamento delle emozioni. Avete mai fatto caso perché i vostri figli o i vostri fratelli, o se siete stati voi a farlo con i vostri genitori, le notizie negative ai genitori vengono sempre date quando c'è un momento di felicità? Ecco, è proprio questo il concetto di sfruttamento delle emozioni. Sapere quando è il momento di mettere sul tavolo un'informazione negativa, sapendo che potrà essere gestita su un piano emotivo meglio di quanto non accadrebbe se in quel momento i nostri genitori appunto vivessero emozioni negative. Oppure i lavoratori di un'azienda che magari in un momento altamente positivo in cui le cose vanno bene vanno a chiedere l'aumento al loro capo. Ecco, sono questi dei piccoli esempi che ci possono aiutare a comprendere come anche nella vita comune tutto questo viene posto in essere, spesso però con una consapevolezza insufficiente. Attraverso le attività creative tutto questo però viene riconosciuto, messo all'interno dei tasselli giusti e di conseguenza messo anche a disposizione degli altri.